détruisant bien le cerveau. Buongiorno e bentornati su Studio 28 TV. Ecco i titoli della settimana. Ancora su Macao. Prima il no al comune, poi l'occupazione di Palazzo Citterio, patrimonio del MIBAC e infine un altro sgombero. Il bene comune, se ne parla tanto, ma che cos'è? Cominciamo ad approfondire? Notizie dall'Informa Giovani. Aperto il bando di mobilità Moving Up. Ecco come partecipare. Insomma, è stata una settimana davvero al cardiopalma per Macao. All'inizio della settimana scorsa vengono sgomberati dalla Torre Galfa e si ritrovano per strada in via Galvani, occupano via Galvani, si insediano in via Galvani bloccando una delle arterie più importanti della città. Il sindaco Pisapia offre loro dialogo, addirittura offre loro uno spazio molto bello, 3000 metri quadri all'ex Ansaldo, in una delle aree più creative della città, che è zona Tortona, l'area diciamo del design e della creatività. Ma per averlo Macao dovrà competere con tante altre realtà in un bando, partecipando a un bando pubblico, tante altre realtà che naturalmente hanno pari bisogno di spazio. L'assessore alla cultura Stefano Boeri organizza un incontro pubblico venerdì 18 proprio all'Ansaldo, invitando tutte le realtà che a Milano producono cultura e creatività. Invita anche Macao ed ecco l'introduzione dell'assessore Stefano Boeri. Il grande merito del progetto Macao è stato quello di aver rappresentato questo paradosso in un modo perfetto. È stato quello di averci chiesto di accelerare e di rendere ancora più forte, di farci sentire ancora più la responsabilità di una politica nuova che recuperi questa quantità infinita di spazi e li mette a disposizione della città. E questo per me è un passaggio indiscutibile. È stato un merito fondamentale e ancora oggi un merito fondamentale del progetto Macao. Cosa possiamo fare noi come amministrazione? Noi possiamo soprattutto, come dicevo, rendere più forte e più chiara una politica che è già partita e che cerca di recuperare questi spazi. Per ascoltarla tutta potete come sempre cliccare il riquadro di qua. Macao è presente a questa riunione con un ambasciatore, il quale però dice che Macao non vuole partecipare all'incontro. Al termine dell'intervento infatti l'ambasciatore se ne va, lascia la sala. Sentiamo cosa dice. La proposta dell'ex Ansaldo rischia di innescare una modalità verticistica e competitiva che è incompatibile con la pratica e la metodologia orizzontale e partecipativa che è nella nostra natura. L'amministrazione dall'alto di spazi e risorse, per quanto illuminata, è cosa diversa dall'autogoverno dal basso, diretto e partecipato. Le assemblee continuano ad essere partecipate da centinaia di cittadini, insieme ai lavoratori della conoscenza e dell'immateriale. Oltre ad affrontare la questione legata agli spazi fisici, sono laboratori di confronto, riflessione e autodeterminazione. In antitesi alle politiche di austerità e all'attuale sistema economico e politico in piena crisi, Macao apre uno spazio pubblico di discorso, un processo di costituzione dal basso che riconosce centralità e dignità alle questioni sociali e alle pratiche artistiche e culturali. Macao non intende essere un altro centro per le arti, ma un nuovo centro per le arti, che reinventi le modalità di produzione e fruizione dell'arte e della cultura. Si pone dunque la necessità di mettere in discussione politiche culturali cittadine e nazionali e scardinare metodologie di gestione delle risorse e degli spazi pubblici e privati, per istituire invece la pratica del bene comune. Potete sentire tutto il suo intervento cliccando nel riquadro di qua in alto. È il turno successivamente di Dario Fo, che è stato fino a venerdì appunto un grande sostenitore dell'esperienza di Macao. Dario Fo tuttavia li bacchetta, dice che se
andranno avanti così non potranno andare da nessuna parte. In effetti, dove la trovano un'occupazione in cui è il sindaco a proporsi ad andare a correre in loro soccorso, in loro aiuto, offrendo loro dialogo. Sentiamo un breve estratto dell'intervento di Dario Fo. Per l'esperienza che ho di anni e anni e che ho realizzato anche all'estero, guardando cosa era successo in altre compagnie, se non scendono da questo atteggiamento e diventano umili e curiosi di sapere e di ascoltare le idee degli altri, è difficile che cresca. Grazie. Ma ecco che il giorno dopo Macao rioccupa. Verso l'una il popolo di Macao si trova in assemblea di fronte alla Torre Galfa e viene diviso in due gruppi. Uno va verso la metro verde, uno va verso la metro gialla. Macao è del tutto ignaro di dove stia andando, ma solo un piccolissimo gruppo conosce la destinazione e guida gli occupanti. I due gruppi si ritrovano poi in zona Brera, vanno verso Palazzo Citterio, le porte sono spalancate, si entra, si occupa il piano terra e bellissimi sotterranei. Alle 3:30 la conferenza stampa. Ecco cosa è stato detto. Macao ha deciso di liberare e dare alla cittadinanza Palazzo Citterio. Vogliamo creare un luogo aperto, vivo e accessibile, dove l'arte venga vissuta come bisogno primario dell'essere umano. Palazzo Citterio è da molti anni parte di un progetto di grande rilancio culturale che coinvolge l'Accademia di Brera e la Pinacoteca. Tale ristrutturazione non è mai partita, per colpa di un uso strumentale e corrotto dei commissariamenti pubblici nella logica dei grandi eventi. Se volete seguire tutta la conferenza stampa, cliccate nel riquadro qua in alto. Se invece volete sapere la storia di Palazzo Citterio e il perché è stata scelta come sede di una nuova Macao, cliccate nel riquadro qua. Macao sembra dunque aver trovato la sua meta ideale, un palazzo destinato alla cultura, rimasto in disuso per decenni. Anche Macao si inserisce dunque a pieno titolo in quel filone delle occupazioni, delle esperienze di occupazione in stile valle, denunciando però con maggiore forza e maggiore ampiezza lo spreco, lo scandalo degli spazi urbani e le logiche poco chiare di assegnazione dei finanziamenti e degli appalti. Macao si rivolge a tutta la città, a tutta Milano, ma in realtà si rivolge anche a ogni città italiana, a ogni cittadino, e interpella ogni spazio vuoto che potrebbe essere riempito di arte e di cultura. Perché non è così? La domanda rimane nell'aria e continua a interrogare pesantemente tutte le amministrazioni d'Italia. Qual è stata la reazione dell'amministrazione milanese, in particolare all'occupazione di Palazzo Citterio? Facciamo una piccola premessa. Il progetto Grande Brera, come avete potuto vedere nel video qua a lato, è un progetto di riqualificazione del polo museale e dell'Accademia. Coinvolge anche Palazzo Citterio ed è una, diciamo, delle conquiste di Stefano Boeri. Infatti il ministro Ornaghi ha stanziato per questo progetto 23 milioni di euro che verranno azzerati se i lavori non cominceranno entro l'anno. Non sorprende dunque che Boeri stesso usi parole di fuoco, definendo questa seconda occupazione un atto sbagliato. Boeri pubblica anche una lunga nota sulla sua pagina Facebook che termina così: l'occupazione di Palazzo Citterio mi sembra piuttosto figlia di un vecchio modo di fare politica, quello che porta a bloccare un progetto che riguarda tutti, forse perché si ha timore di non esserne coinvolti, a esibire la propria voglia di protagonismo anche a costo di compromettere un'esperienza che ha insegnato molto a tutta la città. Sinceramente non capisco che fine abbia fatto, dentro i muri di Palazzo Citterio, la sfida inedita e appassionata di Macao. Infine, ultimo capitolo, la scorsa notte, parte da Twitter e da Facebook il grido d'allarme: sgombero a Macao, accorrete. Stamattina gli occupanti sono di nuovo in strada. Ma c'è qualcuno che sulla sua pagina Facebook scrive: Macao non è uno spazio, è un modo di pensare il futuro. Attendiamo il Macao 3.0. Macao, dunque, si vaporizza nell'etere e chissà che non decida di ridepositarsi in qualche altro spazio in disuso con una storia pesante alle spalle. Le occupazioni che si stanno svolgendo in tutta Italia, dal Teatro Valle al Teatro Garibaldi, al Teatro Coppola, allo stesso Macao, hanno un po' tutte come parola d'ordine la cultura come bene comune. Ma cosa vuol dire bene comune?
L'anno scorso milioni di italiani hanno votato il referendum affinché l'acqua, un bene di primaria necessità, un bene naturale, fosse gestita proprio dai comuni e sottratta ai privati. Mentre i vari movimenti che parlano di cultura bene comune chiedono che la cultura sia sottratta ai comuni e gestita direttamente dai cittadini, per evitare proprio una cattiva gestione. Ma i cittadini, in fondo, ci chiediamo, non sono anche loro dei privati? Ci piacerebbe indagare un po' più a fondo questo tema e vogliamo cominciare con il ripubblicare un breve estratto di un'intervista che abbiamo fatto tempo fa ad Alessandro Inna. Noi abbiamo un patrimonio ovviamente impressionante che non si esaurisce nel museo, nella biblioteca, si configura in un patrimonio di luoghi di cultura interessantissimi, di cui tutte le nostre città, tutti i nostri borghi sono pieni. Bene, quel demanio è impensabile che possa essere gestito, ma gestito c'è una parola, un tenuto aperto dalla pubblica amministrazione. A, per un problema di soldi, B, per un problema di competenze. E allora lì io ci vedo un rapporto interessante col privato. Perché no? Il privato, e qui il tema è bene comune, andare a, con progettualità, con capacità che non appartengono al pubblico, andare a gestire, a ridare vita e vitalità a questi luoghi che rimangono la maggior parte delle volte chiusi, se sa manco che esistono, metà dei comuni non hanno neanche il censimento di questi beni qui. Perché non? Perché questa sarebbe un'operazione di restituzione alla collettività importante, dove tu hai assolutamente la possibilità di essere un'impresa, profit o non profit, che con quel bene fa attività di impresa, ma il fare attività di impresa non significa farlo. E non c'è un trade-off tra l'essere impresa e tutelare l'interesse collettivo. Tu puoi essere impresa e tutelare l'interesse collettivo. Per assurdo, un'impostazione ideologica che dice bene comune uguale organizzazione della pubblica amministrazione, con le condizioni di adesso, significa, secondo me, condannare invece la tutela dell'interesse comune, perché poi finisce e quella roba rimane chiusa. Se volete vedere tutta l'intervista ad Alessandro, potete cliccare nel riquadro qua in alto. Notizie dall'Informa Giovani di Milano, un punto di raccolta di informazioni per il mondo giovanile. Abbiamo con noi Elena. Elena, dici quali sono le due principali notizie di questo mese? Ciao, sono Elena dell'Informa Giovani, vi segnalo le iniziative che ci saranno a Milano a maggio e a giugno. In primo piano l'iniziativa Milano la fai tu. Il Comune di Milano sta partecipando ad un bando della Regione Lombardia e sta cercando partner. Siete un'associazione, una fondazione, una cooperativa o un'organizzazione giovanile? Potete presentare la domanda per il bando entro le ore 12:30 del 4 giugno 2012. Il bando è aperto anche a gruppi informali che si impegnino però a costituirsi come soggetto giuridico in caso di selezione. Movin'Up 2012, mobilità nel mondo per giovani artisti italiani. È il concorso promosso dal GAI, Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, per giovani creativi tra i 18 e i 35 anni. I settori artistici ammessi sono arti visive, architettura, design, grafica, musica, cinema, video, teatro, danza, performance, letteratura. Se volete conoscere le altre proposte dell'Informa Giovani, basta cliccare qua sopra. E con questo, per questa settimana è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!